Buongiorno Maffin, via con la intro. Nel video di oggi ci sarà un acquisto molto importante, dovrò comprarmi delle scarpe per il mio skate perché io ho le scarpe, ok, per lo skate. Ma il problema è che sono due pinne, ok? Queste qui le terrò perché sono strafighe. E sono numero 42. Io ho il 40-41. Bisogna vedere, diciamo, dalle scarpe. E con queste qui ci nuoto dentro. Molto bene. Prima di andare, vestiamoci. Perfetto, mi sono vestito. Perfetto, adesso andiamo a prendere la bici. Perfetto, le ho comprate. Sono strafelice. Eccomi qua. Sì. Mi volevo da stra tanto per lo skate. Eccole qui. Sono troppo, troppo fighe. Si sono anche storti. Eccole qua, di Super Vans. Andiamo davanti allo specchio che le guardo bene, ve le faccio vedere molto meglio. Strafighe. Vorrei tipo cambiarci i lacci perché a me i lacci bianchi non mi piacciono, per cui dovrò trovare dei lacci tipo colorati, fluo, cose così. Però sono veramente strabelle. Perfetto, adesso prendo lo skate, andiamo giù un po' a provarlo con questi aerei di scarpe. Resto qui tra il buio e la speranza. Ci provo, ma non è mai abbastanza. E adesso che cosa è cambiato? Ho chiuso gli occhi un attimo fa. Come al solito ho fantasticato, dimenticando la verità. Ti chiedo aiuto per scappar via di qua. Se non ci riesco affronto la realtà. Senza forze, ma devo farcela. Ora dimmi che. E dimmi che sarà diverso. E che ce la faremo, il resto è niente, vado sola. Mi rialzo e lotto ancora. E dimmi che sarà diverso, anche quando tutto è nero avrò la chiave per scappare via di qua. Sento che devo reagire, non voglio scomparire. Vorrei far sentire la voce, ma un peso mi blocca e mi accorgo che quando mi fermo davanti allo specchio l'unico ostacolo è dentro di me. Ti chiedo aiuto per scappar via di qua. Se non ci riesco affronto la realtà. Senza forze, ma devo farcela. Ora dimmi che. E dimmi che sarà diverso. E che ce la faremo, il resto è niente, vado sola. Mi rialzo e lotto ancora. E dimmi che sarà diverso, anche quando tutto è nero avrò la chiave per scappare via di qua. E da queste mura adesso io mi sento libera. Libera da quel riflesso che mi rinchiudeva. E dimmi che sarà diverso, e che ce la faremo, il resto è niente, vado sola, mi rialzo e lotto ancora. E dimmi che sarà diverso, anche quando tutto è nero avrò la chiave per scappare via di qua.
Eccoci qua, oddio, dov'è? Com'è stato? È stato bellissimo. Mi sono sentito veramente libero. E poi con queste scarpe sono veramente bellissime per lo skate. Ti senti molto, ma molto comodo sopra. Riesco a spingere molto più di prima perché sento il piede che spinge. Invece nelle altre non avevo questa sensazione. Ho il fiatone, ma sono strafelice. Cioè, mi sento proprio come il sangue che circola ancora, ma ancora più veloce di prima. Sono veramente super felice di essere ritornato sulla mia libertà, che è Bradley, ma anche una forza mia detta volatile, per cui sono wow, sono strafelice, wow, sono, non so, cioè sono felice, però c'è anche qualcosa di più. Mi sento veramente molto più sicuro adesso della prima volta che, diciamo, che ho provato dalla caduta. La prima volta ero molto in difficoltà più che la paura, perché comunque la paura ci stava, perché essendo che ero caduto da una settimana neanche. E invece questa volta mi sono sentito rinato. Oggi sono proprio rinato con la mia libertà, ed è una sensazione indescrivibile. Solo chi cade sullo skate e poi ricomincia ad andarci si sente veramente un'altra persona. Adesso sono molto più prudente nell'andarci, prima ero uno fuori di testa, diciamo. Se tipo c'era una strada pericolosa ci andavo comunque con lo skate. Invece adesso sono più prudente nell'andare nelle zone, diciamo, che non si possono accedere con lo skate, ma neanche con la bici in realtà. E per cui sono rinato proprio oggi. Ciao Muffin, che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube, vi mando un bacione gigantesco e via con l'intro finale! Promise that you'll never be lonely.